Eccoci di nuovo insieme, saluto il mio prossimo ospite, Jacopo Fiorentini, che è presidente della Croce Verde di Castelnuovo Monti e anche vicepresidente delle ANPAS dell'Emilia Romagna. Buongiorno. Buongiorno. Allora, presidente, com'è la situazione in particolare nel vostro territorio e qual è la situazione anche in Emilia Romagna delle vostre attività, dei vostri servizi? Beh, innanzitutto sul nostro territorio di Reggio Emilia abbiamo un'attività abbastanza impegnativa con circa 200 ambulanze, no, scusa, 50 ambulanze impegnate ogni giorno. Mentre sulla regione arriviamo con punte di 200-250 mezzi impegnati. Capite che sono veramente numeri importanti. Che si differenziano rispetto all'ordinarietà del doppio, quale tipo di proiezione per far capire a chi è a casa quanto questa emergenza pesa su di voi rispetto all'ordinarietà? Beh, diciamo sì che il doppio è un valore che può essere giusto, diciamo, perché in un momento normale le ambulanze di emergenza non sono così tante. In questo momento, per garantire anche sui territori, diciamo, un po' periferici, le sedi, le associazioni aumentano il numero dei mezzi per cercare di dare risposte in maniera puntuale e precisa. Ci dice quali sono i servizi e fate soprattutto come cambia in questa emergenza anche il vostro modo di intervenire. Beh, innanzitutto il servizio prioritario oggi come oggi è il servizio di emergenza, chiaramente. E cosa cambia? Cambia che oggi tutto quello che si va a fare in emergenza è codificato come un trasporto, un servizio Covid, quindi probabile o Covid. Quindi tutte le volte i volontari con le attrezzature, diciamo, i dispositivi di protezione ci devono preparare, vestire e essere sicuri quando vanno sul paziente in maniera da non contagiarsi e da non rischiare di contagiarsi. Quindi questo vuol dire che prima e dopo un servizio c'è molto tempo per fare questo tipo di attività, quindi vuol dire che anche l'impegno dei volontari è ancora più pesante, immagino. Sì, diciamo che se prima ci voleva magari mezz'ora a fare un servizio, adesso ci vuole un'ora, perché la fase di vestizione, la fase di svestizione, ma soprattutto la fase di disinfezione del mezzo, che è una cosa che va fatta in maniera accurata, ci fa perdere sicuramente del tempo. Ecco, volevo tornare sull'aspetto dei dati. Ci fa il quadro di quello che è l'impegno a livello regionale e anche locale, perché lei appunto come vicepresidente regionale rappresenta le ANPAS di tutti i colori per intenderci, quindi per dare il senso alle persone di quali sono i numeri, volevo tornare sui numeri. Beh, considerate che in Emilia-Romagna le pubbliche assistenze sono 114. Oggi, come vi dicevo prima, arrivano a operare nei punti massimi con 250 volontari e 250 ambulanze. Siamo arrivati ad avere impegnati 2.200-2.300 volontari al giorno per garantire i servizi. Quindi veramente una marea di persone al servizio della comunità. Ecco, ma i volontari ci sono? Ci sarebbe bisogno di nuovi volontari? Perché immagino che ci sia da un lato un tema del carico di lavoro e dall'altro anche il tema di operatori che possono essersi ammalati o che devono stare in isolamento in modo anche prudenziale. Sì, diciamo che in questo momento le associazioni hanno una carenza di volontari dovute a persone magari anziane che si fermano, a persone che sono state messe in isolamento fiduciario perché magari hanno avuto contatti probabili, qualcheduno purtroppo lo abbiamo anche avuto con il virus e purtroppo, guarda, lo dico col cuore in mano, abbiamo avuto anche qualche volontario purtroppo deceduto nella regione. E le associazioni in questo momento hanno bisogno di volontari, quindi l'invito che faccio io è quello di presentarsi nel caso abbiate bisogno, co contattando le sedi, quindi dando un numero di telefono, un colpo di telefono prima per chiedere informazioni e metterci a disposizione. Diciamo che i servizi che ci sono, che possono essere in questo momento molto importanti, perché la spesa, il centralino, cioè servizi che possono essere veramente fondamentali per la sede,
possono essere fatti da persone che con un minimo di formazione riescono a essere inseriti all'interno della struttura. Quindi come si fa per dare la propria disponibilità per fare questi servizi? E abbiamo detto sono soprattutto servizi che si fanno in assoluta sicurezza, naturalmente. Si chiama la sede più vicina spiegherà il percorso e accoglierà il volontario nel servizio più idoneo. Presidente, prima faceva riferimento purtroppo ai numeri delle persone che sono decedute anche tra le vostre fila. Le chiedevo se avete dei numeri su questo, se avete anche l'idea dell'incidenza degli ammalati. Ma guarda, i numeri sui deceduti no, perché in questo momento siamo in una fase in cui non abbiamo ancora raccolto tutta la parte statistica. Sicuramente non sono tanti, per fortuna. Dal punto di vista dell'incidenza delle persone magari che non vanno all'interno delle sedi, abbiamo avuto alcune associazioni che ci hanno detto che sono arrivate ad avere 40-50 volontari che si sono fermati proprio perché o avevano paura o perché avevano delle situazioni particolari a casa. Quindi in alcune associazioni questo può voler dire il 20-30% di persone che si ferma proprio perché la situazione è una situazione particolare. Mi dice qual è la situazione dei presidi di protezione per i vostri volontari, per voi? Allora, i presidi sono una cosa molto importante in questo momento. Vengono utilizzati, come capite, in maniera numerosa. Le associazioni hanno i presidi perché l'azienda ospedaliera li fornisce, però sono sempre veramente al limite. Quindi sono partite in questo caso tante raccolte, richieste d'aiuto dalle associazioni proprio perché si fa fatica a reperirli. Adesso siamo riusciti a fare una bella operazione insieme a Fondazione Manodori che ci ha dato un aiuto e dovrebbe arrivare in questa settimana, al limite dicevano lunedì o martedì, un carico importante che ci permette di mettere al sicuro le 10 associazioni della provincia. Quindi questa è una cosa che io ritengo molto importante, ringrazio per questo Manodori, ringrazio tutte le persone che hanno dato una mano e hanno sostenuto le associazioni. In questo momento c'è stato dal punto di vista popolare un aiuto importante, hanno portato veramente cibo, hanno dato soldi, hanno aiutato in qualsiasi maniera e questo credo che alle associazioni aiuti ad andare avanti nella maniera giusta e a sentire, diciamo, la popolazione vicina. Voi fate sempre anche una grande attività che riguarda l'informazione e la prevenzione. Io le chiedo in questo momento quanto sono importanti, quanto è importante seguire le raccomandazioni e se può ai nostri telespettatori ricordare quali sono le cose più importanti da fare. Beh, allora, sicuramente rispettare le regole in questo momento è vitale, è fondamentale. Quindi le cose importanti, come dice il governo, come dice il Ministero della Salute, è lavarsi le mani frequentemente, non stare a distanza minore di un metro e prestare attenzione e veramente uscire solo se strettamente necessario. Fiorentini, le volevo chiedere, di solito questo periodo è anche un periodo importante per la raccolta di fondi anche attraverso per esempio le uova pasquali o da altri tipi di iniziative. Come vi siete organizzati visto che c'è questa emergenza? Beh, diciamo che chi aveva già acquistato le uova di Pasqua, perché comunque è una cosa che parte a gennaio normalmente, sta cercando di distribuirle. Siamo dell'idea, visto anche con altre associazioni che svolgono la raccolta, che quelle che rimarranno le distribuiremo, le doneremo agli ospedali, cercheremo di fare qualcosa per far sì che non rimangano lì. L'idea è di non buttare assolutamente via niente in questo momento, anche perché con tutta la solidarietà che abbiamo avuto crediamo che a nostro modo dobbiamo cercare di fare solidarietà anche noi. Chiaramente invitiamo la cittadinanza ad acquistare le uova delle nostre associazioni all'interno dei supermercati o all'interno
delle strutture che le vendono, chiaramente. Presidente, prima di salutarla, le volevo chiedere come state vivendo, come sta vivendo questo momento, immagino un momento mai attraversato da voi, qual è il momento più duro e invece quali sono anche i momenti che possono aiutare a superare le difficoltà? Diciamo che il momento più duro è stato la fase iniziale organizzativa in cui tutto era veramente nuovo. È stato un lavoro fatto sui volontari di formazione, informazione costante, di costruzione delle procedure, quindi la fase iniziale è stata veramente intensa. Poi l'andare avanti, la continuità dei giorni sicuramente è molto stancante, però abbiamo su tutta la provincia e su tutta la regione veramente dei grandi presidenti e dei grandi volontari, perché in questo momento loro stanno tenendo in piedi insieme ai collaboratori delle associazioni queste strutture. La cosa bella, devo dire, come dicevo prima, è una vicinanza della popolazione veramente incredibile. A tutta la popolazione che sta aiutando le nostre associazioni, ANPAS, Croci Rosse che siano, veramente va il nostro più sentito ringraziamento. Ci permettono veramente di sentire qualcuno vicino e di continuare al meglio la nostra attività. Le nostre associazioni non lasceranno da solo nessuno, quindi cercheranno di rispondere alle necessità in qualsiasi maniera. Ecco, le volevo chiedere di ricordare che naturalmente proseguono anche le vostre attività ordinarie, sono soprattutto anche rivolte alle persone che hanno problemi cronici, rivolte agli anziani. Cosa possiamo dire, soprattutto agli anziani, che sono le persone che stanno vivendo anche con maggiore criticità questo momento? Diciamo che l'aspetto sociale per noi è fondamentale, quindi le nostre associazioni, come dicevo prima, non lasceranno da solo nessuno, quindi cercheranno di garantire il servizio, di dare un aiuto a tutte le persone che hanno bisogno, a maggior ragione le persone anziane che in questo momento sono quelle più in difficoltà. Quindi le spese a domicilio sono una dei sistemi che secondo me dà questo segno. Le nostre associazioni sui territori hanno organizzato queste spese a domicilio per poter portare spesa o farmaci alle persone che veramente hanno bisogno senza farle uscire di casa, perché chiaramente in questo momento le persone anziane sono quelle più a rischio, quindi se stanno in casa è meglio. Grazie Presidente Fiorentini e buon lavoro a lei e a tutti i volontari delle pubbliche Grazie a voi e assistenze grazie di dell'Emilia averci dato Romagna. spazio per far conoscere le nostre associazioni e ringraziare tutti. Grazie mille, grazie per essere stato con noi. Adesso